Eccomi, sono pronta. A fare cosa? Avevi detto che mi portavi a guidare oggi. No, aspetta, quando l'ho detta questa cosa? Ad inizio anno hai detto, se il Napoli vince lo scudetto ti faccio guidare la mia macchina tutte le volte che vuoi. Guarda, mi è costato questo scudetto. Andiamo? Senti amore, ma tu non stavi facendo già le lezioni di guida con quelli della patente? Sì, ma non mi portano in autostrada, né a fare la guida sul bagnato, né a fare la guida a ostacoli. Ma scusa, quante cose vorresti fare oggi? Io non ce l'ho tutto questo tempo e nemmeno tutta sta benzina. Ma non c'è un'alternativa? Sì, puoi fittarmi una pista con una macchina da corsa solo per me e Vin Diesel che mi fa le lezioni di guida. La pista c'è, la macchina pure. E tu sei Vin Diesel? No, io sono Giuseppe. Peppino GPL. Andiamo. Ma quando posso guidare quella macchina che avevi tu all'inizio? Iniziamo prima con una utilitaria e dopo passiamo all'auto da corsa. Iniziamo dalle basi. Alla guida bisogna sempre prestare attenzione, perché un ostacolo potrebbe presentarsi da un momento all'altro. Brava! Bravissima! Attenta, attenta, attenta! L'ho ucciso? Tranquilla che è finto. Vabbè dai, però due su tre li ho schivati. Disse davanti al giudice durante il processo per omicidio colposo. Bisogna sbagliare per imparare, non ti preoccupare. Disse il suo complice. Lo chiudiamo nel bagagliaio? Dissero guardando con aria minacciosa il testimone. Da noi puoi provare anche la simulazione di guida sul bagnato. Bellissimo. Affronteremo l'acqua planning. Che non è quello dove stanno i tronchi, quello è l'acqua park. L'auto per affrontarlo usa l'ABS. Che non è il circuito degli addominali. Ma comunque ci vogliono dei buoni riflessi. Che non sono quelli che fai dal parrucchiere. Per cortesia potresti smetterla di fare mansplaining? Pure perché alla prossima battuta di merda faccio io mansputing. Passiamo al parcheggio. Manovra ad esse. Perfetto. Vai, 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 vai. All'esame non ci sono i sensori. E il mio era un modo per darle una mano. E il mio è un modo per far sta zitta. Ma se ci tiri tanto, perché non ci provi tu? Vai, 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 vai. Scusa, ma tu avevi detto che qua dentro non c'erano i sensori. Infatti chi sta l'antifurto lo furgona a rete. Vabbè, comunque era parcheggio AS. A Strunz. Come sono andata? Per me promossa. Alla faccia di chi aveva dubbi. Vabbè, non è che avevo dubbi. Semplicemente volevo regalarti un'esperienza. A proposito di esperienza, quanto costa? 150. E per la simpatia del cliente? 200. Comunque meno del carrozziere. Come vedi, ho imparato a guidare? Vabbè, imparato. È una parola grossa. Diciamo che hai iniziato a capire l'ABC, perché comunque guidare, diciamocelo, rimane una cosa da uomini. E non lo dire mai più.